Questo è Movieset, un'installazione che è nata con un lavoro che in realtà chiude il percorso espositivo, che è Rosas, un'opera lirica che abbiamo realizzato a Berlino, Madrid e Derby in Inghilterra. E questo set era la scenografia originale che si costruì con una serie di falegnami in pensione, di altri partecipanti al lavoro. Come nel caso di Rosas nelle varie capitali europee che ti citavo, anche qui è stato trasportato letteralmente da Berlino il set, ed è un set che chiunque può utilizzare. Di fatto abbiamo già centinaia di richieste da filmmaker, ragazzi dell'Accademia di Belle Arti, gruppi di attori amatoriali, anche professionisti che vogliono girarci delle cose, addirittura pole dance, sembra che ci siano delle richieste, cioè chiunque può utilizzarlo con tutti gli strumenti che vedete, che sono molto professionali, sono Fresnel cinematografici, accessori, camere HD, e tutto questo è assolutamente aperto al pubblico, ovviamente gratuitamente e negli orari però di apertura del museo. Abbiamo, io credo, su 150-160 richieste al momento, ma non è solo il set, lo spazio aperto alla cittadinanza, ma c'è anche ci sono anche due altri spazi. La School of Narrative Dance è una scuola che ho fondato con le coreografe Elisa Zucchetti e Nandan Molinaro, che come vedi vivono a Berlino. Abbiamo installato una serie di tutorial per dare un'idea al pubblico visitante, quindi non al pubblico che già ha dato un'adesione, un desiderio di partecipazione, ma al pubblico che visita il castello e che quindi viene magari anche, come io spero, nella manica lunga a vedere la mostra, può avere un'idea più o meno di che tipo di danza intendiamo, che è una danza assolutamente connessa fortemente con la narrazione, dove non c'è bisogno di nessun tipo di abilità o di nessun background nella danza. La School of Narrative Dance è un grande contenitore assolutamente gratuito che gira un po' per il mondo, abbiamo già lavorato in 7 paesi al momento, offriamo tutta una serie di programmi didattici basati sull'emancipazione dello studente, sull'implicazione e l'inclusione delle persone, ma con un sistema didattico, ripeto, orizzontale, cioè dove lo studente si allontana proprio dai limiti che il docente, che potrei essere io, come decine di altre persone, possiamo trasmettere loro. Dopo tante esperienze di tipo narrativo, comprese riunioni con meeting con personaggi chiave, magari attivisti politici piuttosto che scrittori, piuttosto che musicisti, piuttosto che operai, cioè, chiunque abbia qualcosa da insegnare è un insegnante potenziale della School of Narrative Dance. Dopo tutto questo viene tradotto in uno spettacolo performativo, quindi il risultato è sempre di tipo performativo, ma non è una scuola di danza dove insegniamo a fare gli addominali, anche perché come puoi vedere è assolutamente lontano dal mio mondo, ma dove si lavora, e queste bravissime coreografe con le loro collaboratrici lavorano sul storytelling però attraverso il corpo. Molte volte abbiamo lavorato in posti dove c'era un grande fermento sociale, quindi il corpo è diventato un po' lo strumento di resistenza rispetto alla condizione sociale alla quale ci confrontavamo o nella quale eravamo immerse più giustamente. Qui stiamo preparando un lavoro che è una parata che si terrà a fine novembre e che vedrà coinvolti già centinaia di persone che si sono già avvicinate al progetto, che lavoreranno nello spazio della School of Narrative Dance durante gli orari di apertura della mostra e lavoreranno appunto sul tappeto danza installato lì con le coreografe e con altre professioniste che chiamiamo a lavorare, che lavorano con questa modalità, su questa parata enorme che realizzeremo per le strade di Rivoli. Come ti dicevo, il set non è l'unico spazio che apriamo alla cittadinanza, c'è anche uno spazio dedicato alla scrittura, dove gli studenti della scuola Holden lavoreranno ad un radiosceneggiato con le persone più diverse, sono aperti anche a persone con bassa scolarizzazione, che non hanno nessun tipo di abilità nella scrittura, i ragazzi della scuola Holden insieme a me, insieme ad altri mediatori, appunto organizzeremo questi laboratori di scrittura creativa aperti, dove per la mia esperienza in giro per il mondo devo dirti che sono tra le cose più emozionanti che abbia mai visto, perché anche le persone, soprattutto le persone che non hanno una professionalità nella scrittura ma che tentano di fare delle cose insieme, raccontano tantissimo di sé, anche solo creando un personaggio, non è mai il colore dei capelli di quel personaggio piuttosto che il vestito, ma è
i miei ricordi, la mia storia, da dove vengo, e quindi mettono in gioco tantissime cose di se stessi. Se tu pensi che nel professionale, no, nel mondo professionale, due sceneggiatori o tre già si ammazzano tra di loro in una stanza, immagino, io ho fatto sessioni di sceneggiatura con 840 non professionisti, in diversi paesi, in diverse lingue, addirittura una volta per il lavoro Rosas li ho messi insieme tedeschi, spagnoli, inglesi, persone sorde inglesi che parlavano il linguaggio dei segni inglese, persone sorde spagnole che parlavano il linguaggio dei segni spagnolo, cioè tutto questo potpourri, e si è creato Rosas, un libretto per un'opera lirica, quindi con tutti i crismi eccetera, quindi in realtà è possibile. Ovviamente il tipo di risultato non è il libro, ma non è quello proprio lo scopo, non è la sceneggiatura perfetta, ma sono una serie di idee, di frammenti anche narrativi che però sono così genuini, così veri, che ti parlano tantissimo. Cioè, il lavoro Noi Simu, che è uno dei primi lavori che puoi vedere nel percorso espositivo, è stato realizzato con una comunità di minatori dell'Ennese. Stiamo parlando di persone che hanno cominciato a lavorare in miniera a 6 anni, quindi persone che non hanno avuto nessun tipo di scolarizzazione. Eppure io li ho invitati ad essere gli sceneggiatori del loro film. Evidentemente abbiamo lavorato con studenti dell'Università di Catania, dell'Accademia di Belle Arti, che aiutavano i minatori proprio nella fase della scrittura vera e propria, no? Letteralmente parlando. C'è stata anche un'esperienza bellissima in Germania, sempre per Rosas, con una comunità di persone che è venuta spontaneamente a lavorare al progetto, e, insomma, che avevano problemi di dislessia, per cui il loro modo di raccontare era completamente diverso da quello che può essere il mio e il tuo, ed è stato incredibilmente creativo tutto questo. Si parla sempre dei miei progetti come progetti che coinvolgono tantissime persone, ma non è mai la massa che mi interessa, cioè non è mai il numero. Se io cominciassi a lavorare pensando al numero di persone che vengono, sarebbe un falso tremendo, e le persone non sono stupide, se ne accorgono quando non è genuina la proposta, quando in realtà non c'è di mezzo uno scambio reale, ma soltanto l'artista che vuole prevaricare o comunque approfittare di una situazione sociale. Il mio lavoro consiste non solo nel dare loro delle piattaforme su cui muoversi, e le piattaforme sono complesse da costruire, anche perché molte volte i lavori stessi cambiano forma durante il corso, perché essendo lavori che si costruiscono con le persone, cambiano da comunità in comunità, da persona a persona. Però sicuramente il mio lavoro consiste anche nell'entrare ed uscire molte volte, cioè capire quando io devo essere fuori e lasciare loro, anche che litigano per un personaggio, per esempio nel caso della scrittura, tanto per fare un esempio tra i tantissimi che potrei farti, e non essere lì come la persona che alla fine prende le decisioni, ma cercare assolutamente di convincere che è possibile fare una cosa insieme, con tutte le peculiarità che questa cosa prevede, perché ovviamente non è, sarebbe, forse il mio lavoro è un po' utopistico, probabilmente sì, però è testato, quindi, perché poi le opere ci sono e le cose avvengono, per cui quello che mi interessa è che il rapporto sia molto chiaro, molto onesto, altrimenti nessuno lavorerebbe 20 ore al giorno, perché a volte si raggiungono questi orari quando devi girare il giorno dopo per esempio un video, o devi lavorare a un radiosceneggiato o a un'installazione e non sei pronto, hai bisogno di cucire ancora i costumi, ancora di realizzare delle cose, no? Tu pensa quanto entusiasmo e quanta energia assolutamente a titolo gratuito avviene. Ma se non fosse chiara diciamo lo scambio, cioè cosa io posso dare a voi, cosa voi potete dare a noi, al progetto, a me anche, perché queste persone sono state anche e sono anche la mia vita affettiva in molti casi, perché il rapporto continua sempre quando vado via da un posto, sono anche affettività che magari iniziano e terminano nel momento in cui lavori, come succede anche nei set di cinema, in orchestra, in tutti i lavori un po' corali, no? Fortissimo in quel momento, ma molte volte invece prosegue, ma sicuramente la comunicazione non si blocca, cioè nel senso non ti dico che con tutti e 20.000 partecipanti di Rosas siamo amici fraterni, ma sicuramente siamo in contatto. Molti pensano che io faccia video, faccia film, ma in realtà il video, il film, piuttosto che l'installazione e la performance in questo caso, sono
dei linguaggi che io utilizzo, e ne utilizzo di vari, perché a seconda delle comunità con le quali lavoro sento che magari, o costruisco proprio il formato con loro, perché capisco che magari l'opera lirica lì potrebbe avere un senso. A volte mi baso anche solo sulla mia intuizione, moltissime altre volte mi baso su una lunga fase di documentazione. Quindi c'è questa, diciamo, prefase, questa preproduzione, se vogliamo chiamarla così, dove io mi documento, vivo nei posti per un tempo anche piuttosto lungo a seconda del progetto e del tempo che mi offrono anche le istituzioni per poterci stare, cerco di conoscere quante più persone possibile, faccio centinaia di interviste alle persone più diverse, non solo a chi è connesso con il sistema dell'arte, sì. Io ho un archivio che è in 3 paesi, perché non è, cioè io non posso contenerlo, cioè solo dove io risiedo, anche perché poi risiedo nel mondo in realtà, perché mi sposto tanto, però l'archivio è immenso, e tutte queste interviste, questi colloqui, a volte filmati, a volte no, a volte avvengono vis-à-vis con le persone, da docenti, studenti, operai, persone in cerca di impiego, cioè persone con problemi, persone che non hanno nessun problema e che invece vivono benissimo nei posti dove vado. Quindi cerco di farmi un'idea attraverso le persone che vivono del posto, e non solo studiare su un libro o magari sul materiale documentativo dove sto andando. Cioè ho molto bisogno invece di sentirmelo raccontare il posto e anche le peculiarità, per poi fare la mia proposta. Quindi questa possiamo definirla come la fase di preproduzione, diciamo. Poi c'è la fase realizzativa vera e propria, dove io continuo a vivere con la comunità e realizziamo quello che io considero non la cosa più importante, ma una delle tante fasi di questo lavoro, che è appunto l'outcome finale, che in molti casi può essere un video, altre volte è stato un film, altre volte è stata un'installazione come questa, e in alcuni casi l'apparato, comunque degli eventi o teatrali o performativi in genere. Poi c'è un'altra fase che si conosce molto meno nel mio lavoro, e sono molto felice che questa sia la prima volta che ho l'occasione di far vedere tutto il processo che c'è dietro a uno di questi lavori, che è la post-produzione, ma non intesa nel senso montare il film piuttosto che realizzare, perché quella fase esecutiva c'è già stata, ma è poi la fase mia di riflessione sul progetto, sulla metodologia di lavoro. Io studio tantissimo e vorrò studiare sempre. Dove ho sbagliato, dove la metodologia è stata efficace, dove no, cosa avrei potuto fare, cosa invece mi è rimasto tantissimo, e tutto questo si riassume in una grande produzione grafica che poche persone conoscono, e che qui invece è molto ben, diciamo, ha il suo spazio. Che è tutta una produzione grafica di disegno, di letteratura, insomma di scritto, di testo, di opere plastiche, che sono poi il mio linguaggio. Per cui sono riflessioni di cui io ho estremamente bisogno.